Signor Presidente del Consiglio, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, abbiamo presentato questa mozione di sfiducia per diverse ragioni. La prima, quella che ci ha dato l'occasione, è la vicenda che ha portato alle dimissioni del Ministro Guidi. Il Ministro Guidi ha ritenuto di doversi dimettere sulla quella vicenda che è molto nota, conosciuta, finita sui giornali. Ma su quel provvedimento, il provvedimento non era una cosa inventata dal ministro Guidi, su quel provvedimento è stata posta la fiducia, e la fiducia è quella collettivamente del governo, in primo luogo naturalmente di chi lo presiede. La fiducia non è un fatto banale, non è un fatto tecnico, implica che tutto ciò che c'è in questo provvedimento è responsabilità diretta e collettiva del governo. Non sarebbe così se fosse stato possibile un confronto punto per punto, dove sul famoso emendamento di cui tanto si è parlato ognuno avesse avuto modo di esprimersi anche nella maggioranza. Così non è stato e dunque la responsabilità è collettiva. Ricordiamo che quell'emendamento, poi passato nella legge di stabilità insieme a altri 654 commi ai quali il Senato ha avuto modo di dire soltanto o sì a tutto o no a tutto, quel provvedimento era già comparso nel decreto Sblocca Italia e poi fu ritenuto inammissibile per estraneità di materia dal Presidente della Commissione competente della Camera. Allora, se era estraneo al provvedimento che si proponeva di sbloccare dei lavori in Italia, a maggior ragione era estraneo alla legge di stabilità. Ma evidentemente era molto caro al governo perché presentato sulla legge di stabilità, sul decreto Sblocca Italia, poi è stato rimesso in gioco nella legge di stabilità. Il decreto Sblocca Italia è emblematico, non solo su quello ci sono state delle consultazioni diciamo così anomale, ma anche sul famoso articolo 5 dello Sblocca Italia. Lo stesso Presidente del Consiglio ha raccontato, quando è venuto fuori questo decreto, prima ancora che venisse fuori, di aver consultato i principali beneficiari di questo decreto, e cioè i concessionari autostradali in attesa di proroghe di 10, 20, 30 anni, sapendo da loro quello che ci avrebbero messo. Ma il decreto legge dovrebbe essere una cosa che si fa in caso di straordinaria necessità ed urgenza. Se invece si vuole consultare qualcuno, forse bisognerebbe consultare il Parlamento, bisognerebbe consultare qualcun altro e non solo i diretti interessati. Ma naturalmente non c'è soltanto questa vicenda specifica, c'è ben altro. Noi presentiamo questa mozione perché il PIL italiano ha il tasso di crescita tra i più bassi in Europa e ha un effetto ottico per cui più è lontano e più cresce. Man mano che si avvicina la scadenza decrescono le previsioni del governo. Doveva essere 2,6, poi è stato ridimensionato all'1,6, parlo della crescita prevista per il 2016, l'ultima previsione è l'1,2. Se anche questa previsione si rivelerà corretta, e sarebbe la prima volta, perché tutte le altre volte purtroppo la realtà si è dimostrata peggiore delle previsioni, se anche si dimostrerà corretta vorrà dire che per ben che vada, e lo dice il governo, per ben che vada, alla fine dell'anno saremo solo al 3% di PIL in meno rispetto al 2011, quando c'è stato l'ultimo governo, espressione diretta dei cittadini, votato e che si basava su maggioranze ai quali i cittadini avevano chiesto di sostenere questo governo, a differenza del suo, che è votato in modo significativo e decisivo da parlamentari eletti con ben altro mandato dai cittadini. Nel frattempo mentre è decresciuto il PIL del 3%, il debito è aumentato di oltre 300 miliardi, ma parliamo solo di quanto è avvenuto in questo governo. Il debito è aumentato, e questo va aggiornata la nostra mozione che è stata scritta qualche giorno prima che la Banca d'Italia rendesse noti i dati di febbraio 2016, è aumentato di 107 miliardi il debito pubblico. 107 miliardi è una cifra astratta, proviamo a vedere quanto fa per ogni cittadino, e fa una cifra estremamente significativa. La cifra per ogni cittadino di ulteriore debito che ogni cittadino si trova sulla testa a seguito di questi 2 anni di governo è di 1.920 euro a testa. Diviso 24 mesi, che sono mesi passati da febbraio 2014 ad oggi, sapete quanto fa? 80 euro al mese. 80 euro al mese, un numero che ci è familiare a tutti. In altre parole,
i cittadini che hanno avuto il privilegio di avere questi 80 euro, per cui i pensionati no, lavoratori autonomi no e tanti altri no, chi guadagna troppo no, chi guadagna troppo poco no, ma anche quelli che si sono presi gli 80 euro in realtà hanno avuto una partita di giro, hai 80 euro di più in tasca e 80 euro in meno in tasca, pardon, 80 euro di debito in più in banca. Per cui tutti gli altri invece si sono semplicemente presi i debiti in più senza avere nessun beneficio oltre a diverse tasse che sono aumentate. Presentiamo questa mozione di sfiducia anche perché ci sono tanti altri motivi, mi limito agli ultimi due. La disoccupazione, lei signor Presidente del Consiglio all'inizio del febbraio del 2014, all'inizio di aprile del 2014, forse era proprio il primo aprile, non ricordo, forse sarebbe stato appropriato, disse: in pochi mesi la disoccupazione andrà sotto il 10%. Sulla base del documento del DEF presentato proprio in questi giorni, ancora nel 2018 sarà ben superiore al 10%. Previsioni del governo, non previsioni nostre. Noi spereremmo che la disoccupazione scendesse, ma così non è. Infine, signor Presidente del Consiglio aveva promesso che il 21 settembre, entro il 21 settembre 2014, sarebbero stati pagati tutti i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. 21 settembre è giustamente una data che le è molto cara, era diventata molto cara anche tutte quelle imprese che aspettavano il pagamento, purtroppo l'hanno pagata cara perché il pagamento ancora non è completato oggi e tante imprese hanno chiuso, tanti posti di lavoro sono andati perduti perché non è stato rispettato questo preciso impegno. Ce n'è più che abbastanza su ciascuno di questi punti per votare contro, per chiedere a questo governo di passare la mano perché già abbastanza danni ha fatto.